Oggi vogliamo commentare Leone di Monterosso o Chimera di Arturo Martini, una scultura in bronzo del 1933-35. Sembra che l'artista, l'autore di Attesa o Susanna, di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, avesse fede nella scultura come strumento per combattere lo spaventoso e il minaccioso tra le pieghe della realtà e nell'inconscio collettivo, e che soprattutto credesse nel mito e nel favoloso. Prima però raccontiamo la storia di questa fantasia nata dalla mente dei greci e poi adottata dai romani ed etruschi. La chimera era un essere terrificante, con il muso di leone, il corpo di capra, la coda di serpente che vomitava fuoco e fiamme dalle fauci e venne uccisa da Bellerofonte. Può essere che Martini, per immaginare la sua opera, si sia ispirato alla celebre scultura di Chimera, rinvenuta in Arezzo alla metà del Cinquecento, poi acquistata dal duca Cosimo I de' Medici, un bronzo di epoca etrusca conservato al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, dove potrete andare a vederla prestissimo, spero. Colgo l'occasione per raccontare come la statua venne disseppellita in prossimità di un baluardo che si andava costruendo presso la porta di San Laurentino in Arezzo il 15 novembre del 1553. Immaginate allora l'impressione che deve aver fatto a quel tempo, le fauci spalancate, la criniera irta di ciuffi guizzanti come fiammelle, le zampe d'aquila con gli artigli scoperti. Uscita dalla terra, la chimera avrà ricordato certe creature composite, tanto meravigliose quanto terribili, la cui fama durava ancora in Occidente dopo il Medioevo, dopo i viaggi di Marco Polo e con la scoperta dei nuovi mondi, draghi, grifoni, cinocefali e tutte quelle bestie mitologiche, satiri, arpie, centauri, sirene, gorgone, dall'aspetto multiforme e mostruoso che ossessionavano l'immaginazione umana. Appena rinvenuta, la scultura venne acquistata da Cosimo, assieme ad altri reperti apparsi in quel tempo, tra cui la figura di Bellerofonte a cavallo, e suggellò in modo spettacolare il revival etrusco promosso da Cosimo, con importanti campagne archeologiche e notevoli imprese letterarie. Poi venne posta, come ricorda il Vasari, venne collocata nella sala di Leone X sotto gli affreschi che esaltano il pontificato del Papa Medici e il dominio di Cosimo, principe condottiero. Nella sua epoca, Cosimo poteva trovare nella filosofia argomenti sufficienti per illuminare il senso oscuro di quell'apparizione. Quella scultura, quell'opera, divenne monito e metafora della lotta contro le bestie che abitano l'animo umano, il vizio, la concupiscenza, l'ira e la malvagità. Forse si sarà riferito a un passo degli oracoli caltaici già trasmesso in ambiente fiorentino da Giorgio Gemisto Platone, in cui si avverte che le bestie della terra abitano in te. E poi nel nono libro della Repubblica di Platone, dove si parla della parte concupiscibile dell'animo, che è paragonata a una bestia selvaggia sul tipo della chimera, di Scilla e di Cerbero. In epoca rinascimentale, poi tornò a farsi vivo l'argomento, esattamente nel discorso sulla dignità dell'uomo di Pico della Mirandola, che definisce la parte sensuale e violenta dell'uomo come belva multiforme, dunque di nuovo la bestia che vive dentro di noi. Ma torniamo agli anni 30 del Novecento, alla chimera modellata e poi fusa in metallo da Arturo Martini. L'artista, celebre per altri capolavori come La Pisana, Palinuro, Tobbiolo, La morte di Safo, si sentiva non tanto erede degli Etruschi quanto una vera e propria reincarnazione del loro spirito artistico. Ha detto: gli Etruschi creavano le loro statue come le nostre donne fanno i ravioli. E poi: amo gli Etruschi perché nelle loro opere ravviso sempre dei giocattoli. Realizzavano dei giocattoli per i loro morti, come gli altri popoli costruiscono dei giocattoli per i loro bambini. Martini, cioè, vedeva nelle creazioni artistiche di quel popolo un contatto familiare e quotidiano con il mistero della vita e della morte, con il religioso e lo spirituale, la capacità di tradurre in semplicità l'inaccessibile universo del sovrannaturale.
Erano inoltre gli anni di un revival della civiltà etrusca, frutto di importanti scoperte archeologiche, di nuovi studi e di un interesse in campo letterario e in arte, giustificato anche in senso politico, in quanto quella civiltà misteriosa, sfuggente, con aspetti antropologici e religiosi assai interessanti e indecifrabili, si differenziava dalla prepotenza militare e pragmatica della dominante Roma. Gli Etruschi divennero allora anche simbolo autarchico per quanti vi vedevano una matrice identitaria del popolo italiano. L'indomabile libertà spirituale e artistica del popolo etrusco però divenne pane per i denti anche per quanti negli anni 20 e 30 si vollero ribellare artisticamente alle retoriche del freddo classicismo più utile alla autocelebrazione di una nazione imperialista e dominatrice come quella italiana sotto la dittatura fascista. Ma guardiamola da vicino questa chimera reincarnata in una forma plastica modernissima e al tempo stesso arcaica. L'animale triforme è colto nel momento in cui volge la testa ferina verso dietro a incrociare lo sguardo del serpente che nasce dalla coda, in uno scatto che è di una bestiale rapidità. La superficie è lavorata per dare il senso di una vibrazione incontenibile e selvaggia, come se il fuoco che divampa dentro le fauci alimentasse di energia ctonia tutto il corpo della infernale creatura. Le zampe sono ben poggiate a terra e la forma è slanciata. L'animale sembra vivere davanti a noi e il mostruoso poter girare adesso per il mondo. La forza del mito è per Martini sempre presente, un canale di comunicazione con le verità profonde, inaccessibili alla razionalità, alla scienza e alla tecnologia. A Martini competeva questo ruolo, tenere in vita la scienza antichissima del mito che poi scienza non è. Difficile spiegare la verità e presenza del male, la sua potenza e differenziazione nella realtà in mancanza di questo collegamento poetico e favoloso con il profondo e l'alieno. Solo il mito, le favole, l'arte rimasta bambina può decifrare i misteri, dare un corpo figurativo alle più angosciose immaginazioni e paura, per poterle anche esorcizzare e tenere a bada. E mai come oggi sentiamo il bisogno dell'arte a contenere il terrore e la disperazione.